Hocus Pocus Comparso. Salve la gente di Gabby e benvenuti su Astronir in compagnia del ciccione ciccioncino cugino. Sono tornato dopo essermi abbuffato al McDonald's. Una bella cena al Mac. E siamo di nuovo qua e non sappiamo perché c'è un meteorite sopra la base, l'hai notato te? Dov'è? Guarda, guarda in alto. Così sfortunati che abbiamo una nuvola di temporale solo sopra la nostra base. Comunque, ci siamo costruiti anche la macchina, anzi io me la sono costruita dato che tu mi hai abbandonato nel deserto del Gobbi. Ciao. Smetti di salutarmi e dammi una mano, dobbiamo trovare del rame. Del ramen. Dobbiamo di nuovo andare dove ci sono i cactus. No, i cactus. No, ti ricordi, erano qua. Ah no, guarda, li abbiamo debellati. Morite. Ah no no no, occhio. Occhio, no, occhio, no. Corri. No, meglio dai, scappa di sotto. Sono caduto in un bruco. Meglio, meglio. In un bruco. Tu devi fidarti del tuo cuginotto. Tu sei cugino Ciccio e io sono cugino Smilzo. No, io seguo la puzza dei cactus al contrario. Quindi non la segui. Lo vedo là che ci sta spiando Maurizio. Maurizio, torna dentro, è il tuo buco. Mi stai già abbandonando? Perché tu hai paura? Sono dietro di te. Hai paura di morire. Tu non sei un vero astronauta coraggioso. Gli astronauti sai che giurano? Giurano prima di andare sullo spazio. Sulle ciambelle. Allora. Perché sono buone. Cosa stai facendo? No! No! Ma ti hanno infilzato i funghi! Ladro! Torna indietro! Non puoi lasciarmi qui! Cugino! Buon anno, buon anno. No, cambi. No, no, la tempesta! Proprio adesso! Mamma mia, ma cos'è oggi? La giornata storta! Vabbè, in questa conga non muoio, vero? No! Una roccia mi ha preso a rimbalzo! Non guardarmi soffrire! Vieni fuori, aiutami! Non guardarmi soffrire! Obiettivo della serie: levare questo pianeta, troppe tempeste di sabbia. Magari ce ne troviamo una dove è sempre mare e sole. Questo è l'obiettivo. Quindi, cugino, se vuoi raggiungermi nelle vacanze, la... Intanto dobbiamo farci il camion per avere più risorse. Perché se andiamo in giro col trabicolo, vinciamo duro. Ma cos'è oggi? La giornata delle tempeste? Dai, lasciateci respirare. L'hai capita? Manco nel film della Mubia, allora. Veramente? Ma dai, bastardi, bastardi. Tranquillo, ora arrivano i blocchi di ossidiana in testa, quelli che tu vuoi shot. Vabbè, io vado dentro al bar. Ma stanno arrivando! Sono arrivati! Anche dentro il tunnel! Ma fanculo, non riesco a giocare in questa puntata! Lui si chiude dentro il suo guscio, che era il mio quello! Aperto. Il tuo è tornato in Cina! Aperto. Basta! Basta ste tempeste! Avete rotto... Dammi una mano, dammi una mano. Tu prendi. A parte che non ho tanta energia, forse era meglio un pannello solare. Ah, ma è notte! Che fortuna questa giornata! Glu glu glu, beverei detersivo. Tu sei sempre in base! No, mi stai aiutando, ti ho detto, per favore, dammi una mano! Te l'ho data, purtroppo. Sai che comunque io ti ho fregato perché avevo una scorta di ossigeno supplementare rubata? Prendi il mio composto dal cadavere. Sì, lo prendo e non ti dividerò proprio niente, sai perché? Perché tu mi hai abbandonato nel momento del bisogno. Adesso me lo piglio io, guarda quanto composto nello zainetto. Mi sento un bimbo ricco. Fanculo, dito medio alle nuvole. Perché? Perché loro sono le fautrici delle tempeste. Via da casa mia. Sto morendo. Michele, cugini come prima. Ti do il mio composto, ma salvami. Salvami, cugino. No, ti prego, ne ho tantissimo nello zainetto. Se muoio, muoio. Ma muoio anche nella realtà. Proprio mi viene un colpo di barretta al cuore. Ciao. No. Dai, ero vicino. Guardalo che mi guarda morire. No, non davanti a te. No, 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 il barre. How could this happen to me? Made my mistakes. Got nowhere to run. Cosa ti serviva? Un po' di composto? Sì, sì. No. Ma proprio un cugino così mi doveva capitare. Ah, grattacapo. Ragazzi, ci facciamo la macchina a gambero in questo momento. Non so chi dei due dovrà guidare. Eh? Cosa dicevi prima? Che siccome non abbiamo lo specchietto retrovisore, usiamo questa, no? Esatto, esatto. Vabbè, dai, creiamo. Serve uno che sorvegli. Prova a premere tu. Puoi muoverti? No. No? Non puoi? Sì, sei il mio servo! Più o meno va
Non so se sia normale che mi rallenti ogni due secondi. Perché te va velocissimo? Perché tu è velocissimo e io no? A te stra che funziona. È velocissimo sto qua. Allora sì, allora è perché io non ho la patente. Mi sa che è per quello. Non so guidare. Bisogna premere l'acceleratore per correre. Non so perché quando io vado sulla mia macchina non posso correre. Spiegami il perché, non lo so. Vabbè, ma tu ce l'hai. Allora possiamo costruirlo? Vadi fantocci, vadi. Vai con l'unboxing. Ci abbiamo il coso. Pronto a partire come Speedy Gonzales, ma questa volta mi metto dietro. Guarda che roba. Con questo in teoria possiamo metterci un sacco di... LOL. E adesso portaci Michele, andiamo a prendere roba. E ancora una volta, ciao ragazzi. No! Non qui! Va bene, magari troviamo dei mat... Oh, è sconosciuto, ragazzi. Butta dentro... Lo possiamo mettere dentro il nostro... Prova a mettere quello lì. Si può? Oh! Si può! Oh! Possiamo portarci i panzerotti! Prendi tutto sto materiale, con questo ci facciamo pure il rame. Malachite! Da non confondere con le profezie di Malachia. Nessuno si era confuso. Mamma mia, il teletrasporto. Oh! Che è successo? Mi hai buttato fuori mappa. Aiuto. Ce l'abbiamo fatta, è la luce quella. Non la vedevo da anni, sì. L'abbiamo portato fuori. Possiamo farlo? Possiamo costruire una navetta? Non ci credo. Ok. In teoria adesso noi possiamo andare negli altri pianeti che abbiamo visto. Sulla Luna, ad esempio. Sai che bello? Andiamo sulla Luna. Allora, servono due di quei cosi che ne abbiamo trovati un casino. Ne ho già due qua. Quelli di benzina, ecco cosa servono. Alla navetta. Solo il problema è che per ritornare forse dovremmo portarci delle scorte. Non lo so. Ah, insomma, va a Skifidol. Si parte! E così, senza dire niente, noi andiamo verso nuovi orizzonti. Sei contento? Si ritorna... spazio. Hai visto che bello? Guarda. Fuori, via. Lontani. C'è la luna là. Che dici, andiamo sulla luna a vedere che c'è lì? Dove andiamo, ragazzi? Sotto nei commenti. Vedi il cerchio? Noi possiamo andare o sul pianeta rosso, che sembra tipo Marte ma è arido. Si chiama arido. Perché si deve chiamare arido? O possiamo aspettare che un altro pianeta entri nella rotta, tipo quello in fondo, e andare lì. Vabbè, andiamo su arido, dai. Vediamo un po' cos'è arido. La luna la visiteremo nei prossimi episodi, casomai. Perché secondo me non ha tutta questa roba. Stiamo andando. Sei contento? Ti piace lo spazio? Io ho paura dei cactus dello spazio. Oh, 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 ecco l'unboxing. Oh, oh, okay. Guarda che pianeta. E quella era la nostra casa. Dov'è? No, quello è irradiato. Dov'è casa nostra? È lì in fondo. Credo sia... Vabbè, sono caduto. Già morto, sei già morto? No, no, però... Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa c'è qua? Oh, ci sono delle palestrane. Oh, ma questo è un pianeta dove volano sassi e dove volano cactus con le spine. Aiuto. Io non so, forse non è un granché stare su sto pianeta, veramente. Oi, oi, oi. Chissà che materiale è. Ok, cerco di rimanere vivo. A quanto pare titanio. Wow, il pianeta dei titani è questo. Ma si può raccogliere? Raro si chiama. È raro il titanio. Stai calmo, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ce la faremo, Michele. Ogni tanto vola una mina. Ma devi avere proprio sfortuna per venire beccato da una mina. Quindi, tranquillo. Oh! Mi ha volato una mina dietro. La cosa bella di sto pianeta è che il materiale è raro in superficie. Vedi, qua c'è la latrite. Possiamo farci subito benzina per la nave. Quindi buono questo. Questo è godilicious, è proprio... Mm, da si scuffola astronauta. È il composto, allora quello sarà sottoterra. È vero, è il composto sottoterra qua. No! Casomai abbiamo ancora un po' di benzina, sì, ci basta per un altro viaggio. Casomai andiamo sulla luna, forse era meglio andare sulla luna. Ma questa è una cosa della prossima puntata. Intanto abbiamo visto questo bel pianeta. Bene, bello, e lo salutiamo. Rientra dentro, ritorniamo verso la luna. Quindi ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere un po' nei commenti, voi che siete esperti, qualche idea per, non so, raccogliere più risorse e farci una base migliore, come tornare a casa sani e salvi. Dateci un paio di consigli, sono sempre ben accetti. E quindi noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Astroneer. Ciao ragazzi.